A Pordenone l'arte contemporanea fiorisce anche sui condomini dei palazzi, grazie al progetto Fuori Luogo, che prevede la realizzazione di 12 opere affidate a 12 artisti nell'arco di 2 anni su diversi condomini della città o dei dintorni. La prima a rompere il ghiaccio è Alina Verniano, che sta eseguendo la prima opera su questo palazzo in via Oberdan. Alina, ci vuoi spiegare che cosa stai facendo, come si chiama la tua opera e a che cosa si ispira? L'opera che sto preparando si chiama Whispers, Sussurri, ed è stata ispirata dalla tipologia di edificio per cui ho dovuto preparare questo bozzetto. L'edificio appunto è un condominio, quindi quello che mi è venuto in mente è stato di preparare un disegno, un'opera appunto che rispecchi l'idea di condominio come un luogo in cui un insieme di persone interagisce, vive e condivide uno spazio. Per realizzare la tua opera stai utilizzando un colore particolare, molto tecnologico. Di cosa si tratta? Si basa sull'utilizzo di una nanotecnologia che permette l'assorbimento della CO2 e allo stesso modo la preservazione del colore, nel senso che il colore non si rovina con l'inquinamento. E quindi appunto c'è anche una forte attenzione all'aspetto ecologico nella realizzazione del murale. Questo edificio è stato sottoposto a 4 artisti, quindi e i miei 3 colleghi a eseguire il progetto erano 3 ragazzi, e quindi sono molto felice che la scelta sia ricaduta su una ragazza, proprio perché appunto questo è un mondo, diciamo, molto maschile, e a me personalmente come donna e come artista mi piacerebbe che questo tipo di arte, insomma, si allargasse un po' di più al genere femminile, insomma, ci fosse una presenza più forte di ragazze all'interno.